Togli il coprobiettivo, ho tolto il coprobiettivo. Ah, ecco, a casa a lavorare. Benissimo, benissimo. Sembrava, c'è un po' di deserto in giro, però. Allora, vorrei, penso, lo attacco qua, ve lo metto qua così, perché questa qua mi sembra una notizia abbastanza. Non che ultimamente sto parlando un po' troppo delle macchine e un po' poco di tecnica, però ci sono tante cose che si stanno accavallando, per cui mi sembra giusto ogni tanto mandare qualche riferimento. Quello che mi interessa farvi vedere in questo momento è questo qua. Allora, Alessio. Allora, Alessio chiede un consiglio tra Ronin S o Ronin SC. Dipende da che camera hai, Alessio. Cioè, sono strumenti molto simili. In uno, banalmente, potrei dirti la compattezza è a favore dell'SC, però l'SC porta un peso già abbastanza importante, per cui in teoria potrebbero starci camere anche un pochino più impegnative. Però se per esempio hai questa, non va bene. Non va bene soprattutto se la usi con questa lente qua. Abbiamo fatto una prova qualche giorno fa e data la sproporzione del bilanciamento, il fatto che si deve portare indietro, con l'SC non va bene. Quindi dipende dalla camera che hai, Alessio. A7 III, ok. Forse con la 7 III col kit sì, perché è più leggera. Se hai una lente molto pesante potrebbe essere un problema, perché questo è l'S, te lo faccio vedere. Questo è il Ronin S, no? Allora, se monti qua sopra, facciamo così, perfetto. Se monti qua sopra una camera anche con un peso importante davanti, riesci a tirarla indietro abbastanza da poterla bilanciare. Invece con l'SC ti va a toccare contro il motore dietro perché devi portarla troppo indietro. E questo non, purtroppo non va bene. Dico purtroppo perché come peso lo porterebbe. Il problema è il bilanciamento. A meno che non gli metti una lente leggera. Se gli metti una lente leggera non è un problema, però se lavori con questa, per esempio, che è purtroppo un pacchettone di full frame Canon, non va bene. Allora, ci sono tante domande, non vorrei perdermi. Spero che tu abbia capito, Alessio. Almeno sul mio Pro Art ASUS. Ah, io sembro Aragosta? Ho capito. Non lo so, sarà la mia webcam probabilmente. Sarà la webcam. Non ho idea. Io mi vedo un po' abbronzato, ma non rosso. La lente pesa 340 grammi. Ok, allora dovresti starci, perché invece questa che ti ho appena fatto vedere pesa più del doppio. Salvatore, primo giorno di ferie. Grande, grande. Non so se mi sono spiegato, perché il problema non è il peso, Il problema è il baricentro della macchina con la lente. Ora ti faccio vedere qua, che forse è più comodo. Se facciamo, per fartelo vedere, questa operazione a specchio, così, qua, con l'SC. La macchina deve andare molto indietro e quando fai certi angoli ti va a toccare qua, ok? Con lenti così lunghe, però, se invece io monto una lente un pochino più leggera e un pochino più bilanciata indietro, non ci sono problemi. L'SC è molto bello, ci sono un sacco di cose interessanti, soprattutto a livello di software. Molto, molto bello, leggero, pratico, molto, molto bello. Sì. Allora. Ok, Alessio, bene. Mi consigli un buon monopod testa video? Quello lì? No. Ti consiglio di cercare usato questo. Mamma. Questo che è il classico Manfrotto. Questo qua, spero tu lo veda. Questo è qua è un po' graffiato, comunque.
Lo vedi? Su questo puoi mettere qualsiasi testa, puoi mettere anche questa qua. Dipende un po' dal budget, però di usate ho visto parecchia roba. Questo era per rispondere a Enrico, giusto? Sì, Enrico. Sono indeciso se principalmente una Sony A7 III o una VXT3, con la differenza di prezzo prendere qualche lente in più o magari un gimbal. Potresti darmi qualche consiglio? Tra le due, io prenderei la Sony. Però ragazzi, adesso bisogna stare attenti perché sta uscendo un sacco di roba. Allora, tra quelle due prenderei la Sony, semplicemente perché ha tutta una serie di robe che rispetto alla XT3, ho fatto qualche prova con la XT3, non mi è piaciuta così tanto, anche se è una macchina molto molto bella, per cui cadresti in piedi con entrambi. Dipende anche da che gusto hai dal punto di vista proprio del colore, della pasta, del file che fa, perché quello fa tanto la differenza, Luca. Non so che cosa devi farci anche. Principalmente che cosa devi farci? Ciao Simone, prego Enrico, figurati. Allora, la notizia che più mi ha colpito è che DJI esce con una mirrorless, per cui non so se l'avete sentito, ma sta per arrivare una mirrorless della DJI ed era un po' quello che vi avevo anticipato in un video un po' di tempo fa, cioè il fatto che piano piano, a forza di tirare un po' troppo la corda, le grandi adesso stanno rischiando Canon, Sony, Nikon, eccetera, di far entrare qualcun altro che finalmente darà a noi videomaker quello che vogliamo molto più in fretta. Vi do un link. Adesso ci sono ancora rumors, però c'è un brevetto pendente dove si parla di questa mirrorless, non si sa ancora nemmeno se. Dicono che non sanno se farà video, secondo me 100% farà video, faccio difficoltà. Sapete che DJI ha acquistato la Hasselblad, quindi questa macchina di cui si vocifera dovrebbe essere una macchina su un corpo molto simile alla X1D della Hasselblad. Qualcuno dice un medio formato fotografico, io sinceramente faccio difficoltà a pensare che non facciano una macchina video, quindi. Insomma, però ci sono dei segnali perché stanno entrando loro, sta entrando DJI nel mondo mirrorless. Sigma, naturalmente, sapete che ha fatto questa macchina pazzesca, questo corpo macchina piccolino. E Blackmagic stanno diventando attori principali. Interessante. Guarda, Tony, io a livello foto non me la sento di fare delle considerazioni perché io faccio video, per cui non voglio spingermi da esperto in campi che non sono miei. Posso dirti che ho visto delle cose molto molto belle in fotografia fatte con micro 4 terzi. Per cui io generalmente non. Sono abbastanza un radicale, per cui quando qualcuno pensa che non si possano fare le foto o i video con certe macchine, in genere sono un po' riluttante perché credo che si possano fare foto pazzesche quasi con tutto se hai il talento e lo stesso per il video. Naturalmente noi una volta che abbiamo imboccato una strada Una volta imboccata una strada dobbiamo cercare di avere gli strumenti giusti per fare al meglio quello che vogliamo fare, però senza farci limitare troppo dalla tecnologia. Ciao Giuliano, ciao Dario, come lo procacci? Qui sarebbe lunga da dirti. Guarda, è un tema talmente lungo che non riesco a sintetizzartelo qua, come procacciare il lavoro. Però sappi che se vai sul sito di Videomaker One to One c'è un seminario che ripeteremo a settembre, che è un seminario molto importante, che è proprio sul lato business. Per cui se ti interessa, prova ad andare a vedere sul nostro sito. Io ho la mia filosofia e il mio modo di lavorare. Io in genere cerco, punto sempre tantissimo. Adesso lo estremizzo un po' sul fatto che tu devi creare una tua unicità per far sì che
siano i clienti a venirti a cercare di meno, con una qualità maggiore e che pagano di più. Lo so che ti può sembrare una cosa troppo sintetica, però l'obiettivo deve essere quello, perché se tu troppo spesso ultimamente c'è l'abitudine di vendere sia il video che la fotografia come se fosse una commodity, per cui al chilo, queste riprese qua quanto costano, quante ore, quanti giorni, quanto costa al giorno, quello ti posso dire di per certo che è un percorso sbagliato e pericolosissimo. Non bisogna andare in quella direzione lì. Bisogna andare nella direzione nella quale il cliente viene da te perché vuole la cosa fatta da te. Poi, scusami, sono sintetico, Dario, però scrivimi se vuoi, così possiamo approfondire questa cosa. Un programma... un programma per un logo... Ah, ho capito, Giuseppe. Cioè, ti serve un logo per te, immagino. Spiegami un po' meglio. Vuoi un programma per un logo animato da mettere nei video? Beh, ci sono software di grafica con cui puoi farli, o se hai bisogno solo della parte di animazione, adesso c'è Storyblock che fa un sacco di roba interessante, perché oltre al footage, oltre ai video che puoi acquistare, video di qualsiasi tipo, naturalmente da mettere nei tuoi video, se non hai, per esempio, non hai una ripresa aerea di Milano, di Bardonecchia, prendi quella, se hai bisogno di riprese a raso filo di un prato, li trovi tutto, è un database, però ci sono anche delle cose di After Effects, di grafica che puoi utilizzare, molto interessante, Storyblocks si chiama. Con cosa editi? Io monto con Final Cut Pro X, semplicemente perché sono abituato da tanto tempo e vado veloce, io viaggio come un treno con Final Cut, per cui penso che sia Premiere sia un po' meglio per alcune cose dedicate alla color, ma siamo lì praticamente. Meglio ancora è naturalmente DaVinci. Non ho ancora una ragione per passarci io, nel senso che per quello che faccio io non ho ancora visto l'esigenza. È un programma, sono programmi che naturalmente creano una sorta di memoria, come si dice, memoria muscolare e cerebrale, per cui una volta che li usi e li usi bene, devi valutare bene se è il caso di spostarti a un altro. Ci deve essere quel vantaggio in più che io per adesso negli altri non trovo. Non è così tanto meglio per me, per quello che faccio io, DaVinci o Premiere, tale da giustificare il passaggio. Però se uno inizia adesso, e di nuovo qui Blackmagic vincente, perché io non è che faccio il tifo per Blackmagic, però se compri la loro macchina c'è incluso un software che comunque d'amblè sono 300 euro se uno comprasse per gli altri due, anche di più per Premiere che è l'abbonamento, quindi è interessante questa cosa. Allora, poi mi chiedeva ancora qualcosa relativo alla GH5. Ciao Alessio. Con cosa editi, Tony? Spero di averti risposto. Giuseppe Fornari, Premiere. Premiere, ottimo, va benissimo. Io oramai ho sorpassato questa cosa, per cui non faccio più il tifo per niente, nel senso che per me sono tutti uguali, non è che non c'è questa differenza abissale, salvo che per alcune piccole cose, però insomma. Tu che usi Panasonic GH5, cosa pensi della S1? Allora, io non uso più la GH5, anche se sono innamoratissimo e credo che appena mi capita l'occasione ne compro una di nuovo, perché comunque è una macchina, per certe cose è una macchina fantastica. Io ho usato Panasonic sin da GH1. Panasonic ha un sacco di record con quelle macchine lì, bisogna ricordarsi. GH5 una bomba, la S1 mi aspettavo qualcosa di più, nel senso che è una bellissima macchina, però l'ho trovata un po' troppo gigantoide, non mi è piaciuto quell'aspetto lì. Su tutto il resto ottima, straordinaria, però per i miei gusti non, questo approccio un po' di stile così un po' pesantino e anche un po' vecchio come design non mi è piaciuto. Probabilmente nel mondo fotografico è piaciuta di più, non so, però per il video no, assolutamente. Oramai le mirrorless tendono a compattare, per cui non vedo perché. Però è un'ottima macchina, le ultime macchine, giusto per darvi un quadro, le ultime macchine Sony, Panasonic, Nikon, Canon, sono tutte macchine di livello altissimo, per cui
si casca in piedi. È chiaro che per le nostre singole esigenze dobbiamo stare attenti che ci sia quell'ingrediente specifico che a noi serve, perché se abbiamo bisogno dello schermo perché facciamo, che ne so, vlogging, o perché abbiamo bisogno di lavorare con angoli particolari, diventa importante avere questa cosa qua. Per cui un'altra macchina magari è altrettanto bella o importante, ma se non ha quella cosa magari non va bene. La GH5 ha una stabilizzazione che nessun'altra macchina ha, nessuna. Non c'è Sony, non c'è niente. La stabilizzazione di GH5 è importante. Se per te è importante quella cosa lì, è chiaro che devi valutarla. Per esempio, per me è importante il colore nel senso la pasta, mi piace molto quella di Canon e io uso Canon per quello, ma non perché sia più bella, è una questione di gusto anche personale, poi lo schermo ribaltabile, poi una serie di cose che mi fanno propendere per Canon, ma non perché Canon è meglio in assoluto. Bisogna uscire da questa logica, perché tanto non c'è differenza. Dobbiamo fare la guerra della qualità a basso costo. Guarda Dario, ti dico subito, devi mettere in atto una strategia per mentre ti preoccupi del mangiare tutti i giorni, ti devi preoccupare di tra un anno o di tra un anno e mezzo, perché questa cosa qua della guerra del prezzo al ribasso porta alla fine proprio, non del settore, perché a me non interessa, io non competo su quello, però ti posso assicurare che con quella roba lì si finirà malissimo, cioè la vendita al ribasso finirà malissimo per chi rimane invischiato, per cui ti consiglio già adesso di pensare a come uscirne, perché non va bene. Daniele, questa è una domanda interessante. Perché non posso registrare il 4K utilizzando la stabilizzazione HyperSmooth su GoPro? Perché non hai aggiornato il firmware? Perché l'HyperSmooth c'è anche sul 4K 60 della GoPro, come c'è sulla Osmo Pocket, la sua che si chiama in un altro modo. Devi aggiornare il firmware, perché all'inizio non c'era, ma adesso c'è. Questo per Daniele da Puzzo, eh. Avevo cominciato Samsung a dare una spinta con le mirrorless con la NX1. Sì, è vero, però Samsung l'ha fatto un po' troppo così, non avendo l'esperienza proprio giusta, no? Invece questi non scherzano, Sigma DJI pestano duro, con queste macchine qua pesteranno veramente tanto tanto duro, come ha fatto Blackmagic. La logica adesso è quella del cubetto, per cui fanno queste macchine più compatte sulle quali poi si può accessoriare in una maniera incredibile. Questa roba qua è fantastica, no? Perché c'è quasi questo modello un po' cyberpunk, per cui uno ha questo aggeggio e inizia a costruirci intorno alla roba, a personalizzare. Molti sono proprio appassionati di questo, però quel cuore di quella macchina è un cuore potentissimo, quindi insomma. Daniele, grazie a te, figurati, ci mancherebbe. Saluti dalla Svizzera, ti seguo, complimenti Franco. Grazie Franco, grazie mille. Hai mai provato la stabilizzazione della telecamera Sony? No, della videocamera, immagino. Stai parlando della videocamera? Io le videocamere non le uso quasi mai, praticamente, Angelo. Immagino sia buona, questo vuoi dire forse. Giuseppe, avevo cominciato, ma era 5 anni fa, firmava 4K in... sì, infatti erano ancora un po' troppo, per rispondere a Giuseppe, erano un po' dei test. Delle volte ci sono queste aziende che sono talmente tanto avanti che sono indietro, nel senso che hanno fatto una roba innovativa nel momento sbagliato, nel senso che è troppo presto, no? È successo in un sacco di campi questo, però succede. Samsung su quella macchina che dicevi, Giuseppe, è successo proprio quello. Ciao Giuliano, ho visto quindi dei video dove sul riscaldamento della Sony A7 III, nell'ultimo visto la mettevano a confronto con A6400 e GH5, l'unica a non bloccarsi. Guarda, non so che video hai visto, io penso, allora onestamente, io penso che su Sony gli elogi a Sony siano
molto superiori a quelli che dovrebbero essere. Una macchina splendida, meravigliosa, ma sono un po' di più. C'è stata una grande spinta lì dietro. Però questa cosa del surriscaldamento, sinceramente, secondo me non è. Sulla 7.3, secondo me no, non è così rilevante, nel senso che ho visto anch'io qualcosa, soprattutto su delle Sony vecchie, però no, non mi sembra una cosa così rilevante il surriscaldamento della 7.3. Certo, la GH5 da quel punto di vista lì non ha mai avuto problemi, però anche la 7.3, io ho tante persone che conosco, che vedo che producono video con la 7.3. Poi dipende, per carità, Giuseppe, dipende da cosa devi farci, però. Mai notato questo problema? No. No, io non ho mai notato questo problema, però non ho usato la 7.3 in situazioni proprio martello. Però ripeto, conosco gente che lo ha fatto e non ho notizie di questa cosa. Forse qualche caso nel mondo, però è irrilevante, non tanto da preoccuparsene. Ecco. Non è una cosa che è famosa per quello. All'inizio la Sony A7S, sì, quella aveva avuto parecchi problemi. Peter 3. Sì, sul gimbal in genere bisogna togliere qualsiasi altra stabilizzazione. O usi quella del gimbal o usi la stabilizzazione della camera. Dipende poi se hai un gimbal serio, ecco. Fatto un video con riprese sia realizzate con Canon, sia di che Sony, videocamera, non si nota differenza, te lo linkerò. Volentieri, Angelo, mandami pure i link se avete qualcosa che volete mandarmi, io se riesco, se ho il tempo, guardo, vi rispondo volentieri. Anzi, a settembre potrebbe essere interessante, a settembre-ottobre, per chi di voi ha voglia di produrre qualcosa, se volete, naturalmente se volete mettervi in gioco. Potrebbe essere interessante per me fare magari uno o due video in cui selezioniamo alcuni video che mi sono stati mandati e facciamo dei commenti sui vostri video. Però naturalmente sono dei commenti che saranno impietosi, per cui sarà la mia opinione se c'è qualcosa e io ve la dico. Quindi se volete mettervi in gioco, mandatemi pure dei video. Ad a settembre iniziamo magari una serie su YouTube facendo quel tipo di analisi. Saluti da Praga. Chi è a Praga? Francesco. Ah, però bravo. Ciao Francesco. Peo. Ehi, Peo, ciao. Non ti ho ancora spedito, guarda che c'è il tuo pacchetto qua. Questo è Peo di Milano, che è venuto a fare un corso e c'era da dargli il manuale. Guarda che era nella busta di Amazon Prime, perché non ne avevo un'altra, e la maglietta. Quindi non è che mi sono dimenticato, però è soltanto che sono stato incasinatissimo in questi giorni, mi dispiace. Allora, ho saltato qualche. Le macchine fotografiche a cartucce sono fighissime, sono molto divertenti. Tu dici tipo l'Instax, vabbè, la Polaroid, beh, se ti piace quel mondo lì è fantastico, è una cosa molto stimolante dal punto di vista creativo, si possono fare un sacco di cose. Ora, gli utilizzi ovviamente sono limitati a certi ambiti, però. Sì, Angelo, mandami pure dei link da vedere, cose da vedere, molto volentieri. Allora, mi sono perso sopra quando Giuseppe Genovese mi ha scritto Peter Gregg. Teo, mi fa piacere se vuoi venire a fare un altro corso full immersion, però i corsi full immersion devi essere. Sai che già l'altro giorno che faceva caldo, quando sei venuto abbiamo fatto. Però nei corsi full immersion è una roba tipo da Marines, per cui. No, comunque sono molto contento se vieni. Ti ringrazio per l'apprezzamento. Non lo ripeto perché non voglio fare il vanesio, quindi grazie. Pauroso, ho riposto il monopiede. Angelo era per la stabilizzazione. Ti riferisci alla stabilizzazione, immagino. Ok.
Okay. Allora, qualcuno mi ha chiesto sulla perché, allora, al di là del fatto che mi farà piacere fare un confronto con la Osmo, io ho parlato della GoPro 7, perché anche all'interno dello storytelling del videomaker ci sta avere quello strumento lì per fare delle cose, degli angoli particolari, eccetera, eccetera. Ovviamente, come camera, come action cam, neanche a parlarne, sapete che è una camera che è talmente rodata, è talmente di successo che non sono io che devo tesserne le lodi. L'unica cosa che non mi piace rispetto alla Osmo, cioè della Osmo che non mi piace, è questa cosa che la stabilizzazione fantastica anche della Osmo Action ha un leggero ritardo rispetto a quello che vediamo sul monitor. E questa cosa qua non la trovo un po' fastidiosa, però a parte quello anche la Osmo è fantastica, quindi assolutamente super bene. Ok, mi sono perso qualcosa. Giuseppe... Ah, sì. Sempre sul sito Videomaker 121, adesso vi mando www.videomaker121.com, videomaker121.com, è qui che ci sono tutti i link e i corsi che faccio. La differenza rispetto agli altri è che noi non facciamo corsi registrati, non ci sono i corsi quelli che guardi i video, noi facciamo soltanto corsi o in diretta, in videoconferenza, se siete molto lontani, abbiamo ovviamente anche noi allievi da Taranto a Bruxelles, a Palermo, al Trentino, per dire, oppure li facciamo qua a Torino, quindi se siete di Torino, se siete della zona o se siete di fuori potete prendervi 3 giorni, facciamo questi famosi corsi full immersion in cui vi spacchiamo l'attività centrale per quanto riguarda i corsi. Ecco, non facciamo i corsi registrati perché forse in futuro qualcosa faccio, ma è da paragonare un po' all'idea del libro, del manuale, appunto, che vi ho fatto vedere. Non è il corso registrato, non ha questa possibilità del confronto, quindi per certi versi ha una limitazione. Renato, vero, già provato cosa? Scusa, mi sono perso, Renato, hai scritto vero, l'ho già provato, forse ti riferivi alla risposta di qualcuno più indietro. Vi ho spiegato un po' per quanto riguarda i corsi, sì. Allora, voi siete tutti, mi seguite tutti su YouTube o qualcuno di voi è per caso qua? Non vedo i commenti, per cui in questo momento sono isolato. Vediamo se c'è qualcosa nella... Ah, non sono isolato, ok. Non ci sono proprio domande. Ok, non vedevo più niente. Non vedevo più niente. Ogni tanto si apre questa finestra questa finestra laterale e non mi compaiono più i commenti, però insomma. Il nuovo 1025 Panasonic, no, non ho nessuna opinione perché non l'ho ancora provato. E, diciamo che forse ne avevo già parlato con qualcuno, lo proverò sicuramente sì, perché comunque come ti ho scritto c'è questo... C'è un po' questo desiderio di tornare almeno su, ma no, tornare proprio a Panasonic totalmente no, però c'è sempre un angolo della mia testa che mi porta. Allora, sulle micro 4 terzi, io ho sempre spiegato qual è stata la ragione che mi ha fatto andare via da Panasonic. Molto semplice. A me piacciono molto i grandangoli. Mi piacciono molto i grandangoli. Su GH5, dopo aver faticato tanto a trovare delle soluzioni, c'erano delle fisse, eccetera, c'era anche il famoso 714 che poi è diventato 818, eccetera, mi mancava qualcosa, perché comunque, adesso non voglio andare troppo sul tecnico qua, però finisce poi che vado troppo sul tecnico,
ovviamente una lente, la lente equivalente, Tony, grazie, la lente equivalente sul micro 4 terzi si riferisce, l'equivalenza si riferisce solo ed esclusivamente all'angolo, no? Cioè all'angolo, l'angolo di una 10 su micro 4 terzi equivale all'angolo di una 20 su full frame, no? Per questo fattore di moltiplicazione per 2 del crop. Però ci riferiamo proprio squisitamente all'angolo, no? La proporzione, le prospettive, la tipologia di lente, e sono due lenti comunque diverse, capite? Ripeto, no, non voglio andare troppo in profondità, però se non è una bella lente, l'effetto, quello che piace a me, di un grandangolo non spintissimo su full frame, non riuscivo ad ottenerlo, e ne ho provate tante di lenti. Questo 10-25 sembra invece che abbia qualcosa di veramente particolare per essere un grandangolo su micro 4 terzi, per cui il 10 è una lente bella larga. Claudio, grazie mille. Grazie per i complimenti, Claudio. Luca, e là, ciao Luca. Ti scrivo in un momento di una camminata. Sei sul Monte Bianco in questo momento? Bravo. Cosa cambia tra utilizzare la stabilizzazione? Non vorrei stabilizzare invece i video in post. Allora, lo stabilizzatore in post super figo in post non c'è, a meno che non vai a lavorare su delle cose un po' complesse, che ci sono su alcuni software, non su tutti. Non c'è nessuno stabilizzatore elettronico che faccia quello che fa la GoPro, proprio è una tecnologia nuova, e nemmeno quello che fa la Osmo, per cui sono tecnologie completamente nuove, elettroniche sempre, che però sono riuscite a raggiungere dei risultati che non sono paragonabili alla stabilizzazione di base che c'è in Premiere o in Final Cut. Premiere leggermente meglio, DaVinci Resolve meglio ancora, però questo fatto di uscire con un file così pulito è proprio tipico di queste due macchine nuove, che però hanno i loro usi, quindi non dobbiamo basarci su quello. Noi dobbiamo pensare che dobbiamo fare riprese stabili, quindi a prescindere dalle action cam, sulle quali hanno un mondo a parte, cioè sono un discorso a parte, quando noi lavoriamo con queste noi dobbiamo dire, i requisiti, sapete, i requisiti essenziali sono 5, 4, 3, comunque si contano sulla punta delle dita. L'inquadratura deve essere ferma, anche se in movimento deve essere ferma, non deve essere micromossa. Il movimento deve essere quello che scegliamo noi, il fuoco deve essere perfetto, la composizione deve essere perfetta. Queste piccole cose importantissime fanno la differenza dal giorno alla notte, no? Il tipo di inquadratura, la composizione, la luce. Una di questi ingredienti è la stabilizzazione, per cui noi non dobbiamo... In post dobbiamo correre ai ripari, deve essere un'emergenza la correzione in post, però non deve essere una cosa che guardiamo principalmente. Noi dobbiamo fare le nostre riprese a mano o su accessori adatti perché siano stabili, assolutamente stabili. Perché poi in post croppa, quando fate la... cambia l'inquadratura, cioè non va bene. Cioè, deve essere un intervento di emergenza, ecco. Non so se ti ho risposto, Luca. Ciao Giuliano, Aldo vorrebbe una tua maglietta, che si fa? Deve vincerla, deve commentare sui video. Metti dei commenti sui video, voglio la maglietta, voglio la maglietta, voglio la maglietta, alla fine qualcuno una maglietta gliela manda. Quindi il consiglio per Aldo è di commentare. Salvatore, io ti seguo, sono appassionato e trovo sempre spunti, notizie interessanti. Grazie Salvatore, mi fa piacere. Io cerco di fare del mio meglio, però voi quando avete bisogno di qualcosa commentate, perché adesso gli iscritti per me sono tanti, per qualcuno sono pochi, però come vedete io credo di aver risposto sempre a tutti, per cui ci tengo alla comunità più che ai numeri, quindi finché riesco io rispondo sempre, quindi se c'è qualcuno a cui non ho risposto me lo deve dire e faccio ammenda.
In particolare quelli con i corsisti sul campo, veramente interessanti. E hai visto però, Claudio, che anche lì non c'è stato un grosso seguito su quella cosa lì. Io continuerò a farli perché anche secondo me sono interessanti, però non è che proprio c'è stato un grande seguito. Sì, che l'ho usata. Sì, che l'ho usata. La Black Magic, la prima sostanzialmente, quella a mezzo trapezio rovesciato. No, ma Black Magic sa che cosa fa. So che non usi Sony, ma se hai mai provato con quale profilo colore ti sei trovato meglio? Riccardo, io ti dico, il segreto di Pulcinella è stare molto attenti a non usare troppo i log, se non per fare delle cose molto specifiche nelle quali sappiamo già, abbiamo già progettato un lavoro col colore importante, perché un sacco di gente lavora con i log, soprattutto con Sony, che è una bestia difficile da gestire, perché Sony ha un bitrate non altissimo per il tipo di lavoro sul colore che consentirebbe grazie ai profili, per cui se ci lavori male, poi in post-produzione spappoli tutto. Ci sono due settaggi di Sony che a me sembrano quelli più semplici, da cui poi puoi muoverti e fare delle cose ancora ulteriormente più complesse, che sono i settaggi che consigliano Christian Mate Grab, non so se lo conoscete, e Cody Blue. Per le prove che abbiamo fatto noi, abbiamo sempre usato quelli, sono molto puliti, molto eleganti, molto dinamici, per cui poi ci si può fare parecchio sopra e non sono troppo invasivi. In genere, le cose più belle che ho visto non erano girate in log, per quanto riguarda il videomaking fino a un certo livello. Oltre quel livello, quando c'è un lavoro importante di post-produzione, allora è chiaro che il log dà qualcosa in più. Però molto spesso ad un livello intermedio ci si butta troppo rapidamente sul log pensando che sia una soluzione, invece è una complicazione perché è delicato lavorare con i log, cioè bisogna avere un po' di esperienza. Non so se ti ho risposto, Riccardo. Comunque, ti scrivo qua i nomi, ma magari li conosci già, sono anche su YouTube, Cody Blue barra Christian Mate Grab. Hanno dei video, questo è per Riccardo Fracasso, Riccardo. Hanno dei video in cui fanno vedere bene i loro settaggi su Sony e secondo me sono i migliori. A fine mese presentano una nuova PSC di Sony, ho fiducia che abbia il 4K50. Possibile? Possibile, sì. Eugenio. Le pillole mi hanno spinto ancora di più a venire. Io ho aperto. Mi fa piacere, Peo, ma vedi che con te poi durante il corso abbiamo parlato anche tanto di filosofia delle riprese, cioè abbiamo lavorato molto anche sulla logica di cosa guardare, perché, ripeto, la camera è importante, però è molto più importante capire che quell'immagine, quando noi siamo, io una cosa che dico sempre è questa, quando tu stai per schiacciare il rec, devi pensare, stai facendo un video, ovvio, però questo fotogramma ha la dignità di essere estratto, cioè questa prima inquadratura, un singolo fotogramma. Se noi lo estraiamo, possiamo fare un ingrandimento e fare una fotografia da esporre a una mostra? Se la risposta è no, vuol dire che quella ripresa non deve essere fatta. Facciamo riprese troppo, in maniera troppo superficiale. Quell'inquadratura lì è importantissima, l'angolo, la prospettiva, la lente che usiamo, quella è tutto lì, è tutto lì. Noi ci preoccupiamo troppo, vedo anche dalle domande della macchina, della color. Quelli sono strumenti che ci servono per fare le cose al meglio possibile. Però la nostra immagine, l'immagine, quella che andiamo a registrare, è tutto. Tutto è nell'immagine. La prospettiva, l'angolo che scegliamo, il tipo di inquadratura, l'ora del giorno, la luce, il soggetto, la bellezza del soggetto, non la bellezza estetica, ma la bellezza della composizione. Il segreto del videomaking è in quello. E quindi quale lente mi serve per ottenere quel tipo di prospettiva, quel tipo di colore, quel tipo di pasta, quel
quale camera mi serve per ottenere quel tipo di pasta, perché sennò è solo tecnicismo, ma con gli strumenti tecnici non facciamo le cose belle, facciamo delle cose estetizzanti al limite, proprio a essere fortunati. Figurati Riccardo, di nulla. Parli della fotografia nel video. Il video è fotografia. Cioè, chapeau ai fotografi che fanno questo lavoro straordinario. Noi, per fortuna, da una decina d'anni ci siamo riappropriati di un concetto, da quando ci sono queste macchine qua, con lenti intercambiabili, accessibili a un mercato, diciamo, di massa, tra virgolette. Adesso anche noi possiamo fare una bella fotografia nel video, come hanno fatto da sempre i grandi direttori della fotografia nel cinema, no? Noi possiamo farlo nel nostro piccolo perché abbiamo gli stessi ingredienti. Quindi certo che partiamo dalla fotografia. Noi facciamo 25 fotografie in un secondo. Più è bella la singola fotografia e più il nostro video è bello. La qualità del nostro video è alta, no? Parli di fotografia nel video? Assolutamente sì. Giuseppe, noi partiamo dalla fotografia. Nei corsi partiamo dalla fotografia. Se uno non capisce la fotografia, non può fare bene, non può fare video di un certo tipo, può fare magari delle cose, ma no, è importante capire la fotografia, è troppo importante. Pensavo che stabilizzare una meccanica fosse molto simile al lavoro di crop che fa il software in post. Ok, allora posso ridiscendere che fa un freddo becco. Sei rimasto sul Monte Bianco a aspettare la risposta. Vabbè, Luca. Puoi scendere dal Monte Bianco, sì, adesso puoi scendere. Sì, il lavoro. Il software fa un piccolo crop e poi cerca di stabilizzare, ha un sensore che c'è, cioè, una roba. Complimenti, i tuoi contenuti sono sempre fruibili anche per i neofiti come me. Adesso la mia GH5 inizia a lavorare come si deve anche nelle mie mani. E questo è l'obiettivo che mi ero posto io, Carmelo. Quello di aiutare a dire: allora, ho dei dubbi, devo riuscire a tirare fuori delle immagini. Io provo a dare dei suggerimenti in quella direzione lì. Per cui, se ti sono stato utile, sono contento. Devi tirarci fuori il massimo perché c'è una macchina mostruosa, la GH5 è una macchina con cui puoi fare delle cose veramente strepitose. Ti metto un link di questo tizio di cui parlo sempre recentemente, ma perché è uno che, vabbè, fa, a me piace tanto anche il video di viaggio, no? Però quando ci sono questi qua che fanno queste robe così belle, guarda poi. Guardate poi il canale di questo. Ecco, io l'ho sbagliato, non è lui. Arrivo, eh? Good Eccolo grief qua. and selling are important. No, questa è una pubblicità. Allora, lui si chiama Mr. Brinnort, molti di voi magari lo conoscono già. GH5, 7200 Canon, una 18-35, fine. Immagini pazzesche. Guardatevi quello Bangladesh. Incredibile. Quella è fotografia. Quella è fotografia. Solo che invece di schiacciare e fare clac, teniamo premuto, facciamo il nostro video, movimenti di camera, belle inquadrature, luce giusta. E poi bisogna saper raccontare, bisogna saper mettere insieme queste cose. Il video, il futuro è video, nel senso che vedrete che quello che c'è adesso di diffusione del video non è niente rispetto a quello che sarà. E bisogna riuscire a distinguersi, essere bravi a confezionare storie. Noi raccontiamo attraverso le immagini, questo è il nostro lavoro, raccontare attraverso le immagini in movimento. E non è che tutti raccontano allo stesso modo, ci sono quelle persone che quando vi raccontano qualcosa viene da dormire e ci sono quelli che invece quando vi raccontano vi tengono lì inchiodati. Noi dobbiamo diventare così bravi con il video. Fosse anche il video della vostra vacanza, perché questo c'è un fraintendimento, no? Uno fa un video per divertimento quando va in vacanza. E poi dopo ha hard disk di roba che non utilizza, non farà mai vedere a nessuno, perché non li confeziona o perché li confeziona male. Bisogna saper raccontare anche soltanto per fare una pillola da far vedere agli amici, perché oramai la grammatica del video è fondamentale. I ragazzini adesso impareranno a scrivere, impareranno a confezionare un video. La grammatica delle immagini è importantissima, lo è sempre stata, però adesso in particolare. Adesso in particolare.
Non so se è arrivato il link. Hai mai usato lenti vintage? Le ho usate sì, con la GH5 in particolare, con la... No, in realtà non è vero. Le ho usate soprattutto con le precedenti. GH2, GH3 non ce l'ho avuta, la 4. GH2, GH4 avevo diverse lenti vintage, anche lenti manuali molto molto belle, lenti vintage tipo l'Olympus, il 50-1.8, quello classico. C'è da divertirsi da pazzi con quelle lenti lì, con le lenti vintage, assolutamente sì. Le lenti vintage con degli adattatori, anche solo meccanici, anche perché tanto sono solo meccanici, vi servono, ci puoi fare un sacco di cose. Questo vale per qualsiasi camera, io adesso citavo la GH, la famiglia GH, perché lì ci siamo sbizzarriti, tutti noi possessori di GH2, GH5, GH4, ci siamo sbizzarriti con le lenti vintage, molto di più che in altre, che con altre macchine, ecco. Lì ci sono, come vi dicevo prima, la famiglia GH ha ottenuto dei record mica indifferenti, dal punto di vista delle performance, e grazie proprio all'interpretazione della fotografia nel video, anche utilizzando le lenti vintage. Allora, io spero di avervi raccontato qualcosa di utile. Matteo Melai, ciao Matt. Domanda. X3 per fare video, adattando parco ottiche Canon con uno speed booster. Renderebbe un full frame? Ma sostanzialmente sì, nel senso che ovviamente questi speed booster, quelli buoni, non voglio dire necessariamente il Metabones, perché il Metabones costa come una lente, fai difficoltà a dire questo è un full frame o non è un full frame, anche perché ricordiamoci che molti magari non è che lo sanno o non lo sanno, ma la misura, non dico standard, il formato comunque più vicino al cinema e più diffuso in ambito cinema è il Super 35, non è il full frame, per cui è già un crop il Super 35. Quindi ecco perché usate bene anche macchine micro 4 terzi o APS-C, macchine che generano un file di qualità, sono comunque macchine poderose da quel punto di vista. Stai puntando la XT, Matteo, ho capito. Sì, la risposta è sì. Se tu puoi montare lenti ottiche Canon su qualsiasi macchina con un adattatore, anche sulle Sony, per esempio. Chiaro, in alcune, se non quasi tutte, devi un po' avere la cura del fuoco manuale, però per te quello non è un problema, per te non è un problema in generale. Diciamo che quando fai le tue cose più legate al mondo azione, sport, lì bisogna andare iperfocale per avere sempre tutto a fuoco, se è quello che vuoi, perché altrimenti ovviamente o hai un autofocus super performante o altrimenti diventa un po' laborioso lavorare col fuoco manuale. Matteo, aspettiamo il tuo video, quello nuovo, perché lì ci giochiamo tutto. Allora, bene, io spero di avervi detto tutto per oggi, vi faccio tantissimi auguri. Giuliano, da Massimo, ciao Giuliano. Non ho capito la domanda, da Massimo di cosa si parla? Non ho capito la domanda. No, dicevo a te, Launa, non capisco la domanda da Massimo di cosa si parla. Non lo so. Vabbè. Allora, ci siamo un po' intrattenuti. Vi ricordo che non dovete farvi problemi a mandarmi messaggi, a scrivermi messaggi sia su YouTube, se volete mandarmi dei messaggi anche via mail attraverso il sito, perché se riesco rispondo molto volentieri.
Concordo con Paolo Sperandio, 100%. Quanto è importante l'esposizione? È importantissimo, sì. Cioè, quanto lui sta affermando, ovviamente. Ah, sei Massimo, scusa. Ciao Giuliano da Massimo, perché ho capito adesso. No, stiamo facendo un domande e risposte generali, per cui se hai qualche domanda ti posso dedicare ancora qualche minuto, Massimo. Non capivo da Massimo cosa intendessi. Adesso ho capito che sei Massimo. Stiamo facendo domande generiche, quindi era un modo di salutare un po' le persone, quelli più affezionati per le vacanze, e poi fare una domanda, una botta e risposta al volo. Abbiamo parlato di tante cose, ma credo che le domande sono lì e nella chat rimarranno attive, perché questa volta la live la lascio per qualche giorno pubblica, così se qualcuno la vede magari in ritardo può darci un'occhiata. Bene, io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di agosto. Mi dispiace se non riesco a guardarvi in faccia quando faccio la diretta, ma ci sono talmente tante domande che faccio difficoltà a seguire le due cose, quindi devo guardare per forza lì in basso. Però vi faccio i miei migliori saluti, divertitevi, fate una buona fine di agosto, poi mandatemi i vostri video a settembre-ottobre, se volete che ne facciamo una discussione su YouTube, magari ne estrarrò qualcuno e vi faccio qualche commento se vi va. Quindi quando mi mandate i video dovete specificarmi, sono d'accordo, perché ne farò vedere magari dei pezzi e poi vi dico che cos'è che non mi piace, almeno dal mio punto di vista, se può esservi utile. Ok, ciao a tutti, grazie ancora come sempre, rimarrete collegati, iscrivetevi al canale, bla 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 bla, buone vacanze, ciao.